manga o comunque opere per un pubblico adulto, perché si usa la parola giovane uomo in campo fumettistico? Questo perché molte persone non sanno come funziona l'editoria giapponese. Infatti l'editoria giapponese non fa uscire le opere come le conosciamo noi, quindi come possiamo usufruire dei manga in fumetteria, quindi nel volume ultimato. In Giappone i manga vengono serializzati in alcune riviste antologiche, che c'è delle azioni. Queste riviste sono appunto riviste antologiche che sono secondo varie uscite focalmente. Abbiamo quelle settimanali, quelle bimestrali, bimensili, semestrali e annuali. Diciamo le cadenze principali sono queste. L'editore come fa a scegliere le opere che vanno inserite in queste riviste? Principalmente i metodi sono due: li può scegliere per genere o per target. Per genere è banale, ci sono alcune riviste che fanno un esempio di Maggiotto, quindi giovani streghette, ci sono alcune riviste che fanno uno di fantascienza di robottoni, per esempio New Type, famosissimo, ci sono quelle che fanno comunque di fantasy, sono varie, ma non le affronteremo comunque, ce ne sono varie. Un altro metodo per poter selezionare le storie inserite in rivista è utilizzare il target. Cosa significa il target? L'editore sceglie delle storie che possono interessare a un determinato pubblico per fascia di età. In Giappone i principali